Mi piace molto il tuo slogan. Venite a Mauna Nui, bella e addormentata. Molto invitante. Funziona, vero? Pensa che volevano fare il lancio con una sirena che esce dal vulcano, con i segni al vento. Stiamo per atterrare, signor Shelby. Allacciatevi le cinture. Benissimo. Posso? Visto che ormai stiamo atterrando? Sì. No, grazie. Il perché tu lo sai. Sì, ne sono al corrente da tempo. Ma lui non è il tipo che si sposa, che... Tutto il contrario di te. E io quale sarei? La sesta? La settima? La settima? L'ultima. Appena pronti, passami gli ultimi rilievi. Sì, signore. Sono Bob Spengler, passami Brian. Subito, signor Spengler. Eccomi, Bob.
sai che Shelby è arrivato? Ti sbagli, arriva domani. Già, ho visto il suo aeroplano. Senti, io qui ce n'ho ancora per più di 2 ore e poi devo pure parlare con Webster. Mi faresti un piacere? Ma certo, sì. Va all'aeroporto prima che arrivi e fagli i grandi inchini. Vi raggiungerò non appena possibile, diciamo alle 3. D'accordo. Grazie, Brian. Ci siete mancata, signorina Kirby. Anche noi non vedevamo l'ora di tornare. Li do a Brian. Venga, venga. Bentornato al Canaleo Gilmore, signor Gilmore. E io sono contento di rivederti, Yolanda. Non potevamo certo mancare. Inaugurazione dell'albergo, il tuo matrimonio. Mi sbaglio? È fra 10 giorni, no? Veramente, dato che c'è ancora molto da fare per l'inaugurazione dell'albergo, pensiamo che sia meglio non perdere tempo per cose private. E così abbiamo preferito rinviare. Ah. E così quando Brian e io ci sposeremo, sarete costretti a tornare ancora una volta a Mauna Nui. Il signor Spengler mi ha pregato di dirle che sarà qui alle 3. Andiamo. Per me va bene. Brian, c'è qualcosa che non va? No, signor Gilmore, va tutto bene. Pronti con la perforatrice di profondità. Attenti alla valvola di bloccaggio. Pompe al minimo. Controllare la pressione. Controllare la pressione. Bloccate le pompe, chiudete il circuito, via tutti. Lateralia! Lateralia meccanica! Forza! Sotto ragazzi, andiamo! Così! Forza! Forza! Sotto ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Forza! Forza! Abbassate! Bene così! Via libera! Fate venire il lanciasabbia, presto! Sì, sì! Coraggio! Portate il lanciasabbia! Charlie, Billy, pensateci voi due! Il lanciasabbia qui, presto! Subito! Ehi, ragazzi, qual è stata l'ultima volta che abbiamo aperto un pozzo di petrolio in un giacimento ancora vergine? Ve lo ricordate? Sì! Ah, che getto fortissimo! Beviamoci sopra! Ubriachiamoci tutti! Non ho mai visto un getto con pressione così forte. E non credo che dipenda da gas sotterranei. E lo zolfo? C'è qualcuno che ha sentito puzza di zolfo? Io sì. Credevo che fossero i calzini di Kelly. Vedete, ragazzi, ho una bottiglia di barba. No, no, non è il momento. Voglio prima scoprire perché il getto è così forte. Meno male che questa volta abbiamo una percentuale sugli utili. Sorvegliate i sismografi. Ogni mezz'ora voglio un rapporto sul volume di pressione.
Brutto tracciato, signor Spengler. E perché sarebbe brutto? I movimenti sismici indicano una insolita attività vulcanica. Insolita? Rispetto a cosa? Rispetto ai rilievi degli ultimi 3 mesi. John, l'ultima eruzione è avvenuta nel 1912 e prima ancora nel Medioevo, per cui sono 2 volte in 1000 anni. Ma se può servire a tranquillizzarti, fa pure delle analisi via computer, dopo tutto è la tua specializzazione. Le auguro buon. Grazie. I bagagli. Voglio parlarti. Ti ascolto. Non qui. Brian, non posso allontanarmi adesso. Sta arrivando l'ultimo gruppo di invitati per la serata di inaugurazione. Che hai voluto dire quando hai detto al signor Gilmore? Che è meglio non perdere tempo per cose private. C'è una prenotazione a nome Valdelli. Brian. Tu quando parli dici esattamente quello che pensi. Brian, non me la sento di sposarmi così presto. Ti ricordi, caro? Scusami, ma gli ospiti stanno arrivando. L'inaugurazione del Neft Palace nel Sahara. Posso presentarmi, signori Valdez? Io sono Yolanda. Benvenuti al Calaleo Gilmore. Grazie. Le hanno già assegnato l'appartamento? Sì. Prego, vi accompagno. Grazie mille, lei è molto gentile. È la prima volta che ti chiamo. Un clima che dà la serenità. Più di quanto ne ho. Una volta serenità. Oh, la dia me la sua borsa, prego. No, ci mancherebbe altro. Oh, signor Gilmore, posso presentarle il signore e la signora Valdez? Il signor Gilmore. Benvenuti. Buongiorno. Benvenuti. I grandi acrobati, vero? Sì. Siamo ormai in pensione da tanti anni e il suo ricordo ci lusinga. Vi ho visto a Vienna una volta e non vi ho mai dimenticato. Il signore del circo? No, è il signor Gilmore, il nome sull'insegna dell'hotel. E sugli asciugamani. Questo è il Calaleo Gilmore, poi c'è l'Hong Kong Gilmore, il New York Gilmore. Sono onorato che vi sia rimasto impresso. Yolani, i signori sono nostri ospiti. Certamente. Grazie per aver accettato il mio invito. Vi auguro un felice soggiorno e spero che tornerete presto e spesso. Grazie. Prego. Grazie. Nicky! Shelby! Come stai, figlioccia? Io benissimo. Ho visto tua madre a New Orleans ed è quasi bella quanto te. Ah, ma non dovevi arrivare domani? Ormai dovresti saperlo che il mio è un vecchio trucco. In affari bisogna arrivare sempre prima del previsto. Ceniamo insieme stasera? Ma certamente. Ciao. Ho incontrato Shelby. Credevo che dovesse arrivare domani. Così aveva detto. Beh, Nicky, metti fuori un vestito di quelli di prima categoria. Semplice, sobrio, bello e vistoso. Bob, cala all'ospedale. Shelby ti ha chiesto niente di particolare? Nessuna domanda? Bob, non mi hai sentito? Eh? Parlavo di cala. Ah, che gli è successo? È stato punto da un centopiedi. Beh, ma allora non è una cosa grave. Un centopiedi di 30 centimetri. Cala dice che provengono dal vulcano. Sono più unici che rari. In genere vivono negli abissi. Non l'hai detto a Shelby, spero. Non capisco perché ti preoccupi tanto di lui. È il mio padrino, lo sai. Nicky, l'ho sentita anche troppe volte la storia di Shelby che ti faceva saltare sulle sue ginocchia quando tu eri bambina. Ma guarda che a lui basta anche il più piccolo sospetto per ritirarsi dall'affare. Quello non vuole mai problemi. Perché? Ci sono dei problemi? Sì, ma risolvibili.
Se hai urgenza di parlarmi, è meglio che beva un sorso. D'accordo. Allora, brinda al primo pozzo. L'hai trovato? Oh, che fortuna! Ma non possiamo bere whisky. Per il petrolio ci vuole champagne. È già in fresco. E sai che ti dico? Ci scoliamo insieme una cassa intera. Hai sentito, signor padre? Petrolio! Altro che canna da zucchero per diventare ricchi. Ehi, signor socio, perché così serio? Oggi uno dei miei uomini ha rischiato di morire. Tutti gli strumenti evidenziano una pressione così forte che poco ci manca a far saltare le lancette. Che volumi di pressione riscontrate nel cratere? Niente di eccezionale, ho verificato io stesso. Per me c'è qualcosa che non quadra. Possiamo interrompere la vostra conferenza? Ehi, Shelby, ciao, che piacere. Ok? Sono contento che sei arrivato prima del tempo. Abbiamo molte cose da dirci. Conoscete anche Anderson, vero? Certo. Signor Anderson? Bentornato. Bob, dove li metti i bozzetti? Poggiali sul tavolo, gli darò un'occhiata dopo se Shelby li ha già approvati. Vieni, Hank, ti accompagno giù, così cerchiamo di risolvere il tuo problema. Scusami, Shelby, torno subito. Scusate, quando sono entrato non ho potuto fare a meno di sentire quello che stavate dicendo. Volume di pressione. Dovrei esserne messo a corrente anch'io, non credi? No, Hank si preoccupa sempre troppo. Oggi è riuscito ad aprire il primo pozzo. Bene, congratulazioni. Allora, hai vinto. Allora, qual è il problema? Si preoccupa per l'aumento del volume di pressione, ma è normale in un giacimento. Un'ora fa la pressione è salita a 12 tonnellate per centimetro quadrato ed è un po' tanto. Penso che dovrò scendere nel cratere. Voglio rendermene conto di persona. Fai pure. Domattina alle 8, d'accordo? Certo. E già che ci siamo, verificheremo anche perché i rilievi dei nostri strumenti non sono uguali a quelli dei vostri. Ma adesso pensiamo ad altro. Dobbiamo festeggiare il primo pozzo. Tutti a cena insieme, d'accordo? Sarà per un'altra volta. Ho avuto una giornata dura. È stato un piacere rivederla. Grazie. Sempre. Socio. Permetti. Scusa. Me l'aspettavo. Cosa? Un piacere rivederla, Shelby. Mi sei mancato. Sono solo parole. Mi sei mancato. Senti, se vuoi saperlo, ho cercato di telefonarti anche 5 minuti fa, ma non ti hanno chiamato. E per dirmi cosa? Che sono tornata. Che rimarrò qui più di un mese. O forse anche più a lungo. Ma non è che tu sia molto socievole. Che fai, lasci Shelby o ci tieni tutti e due? Senti. So che ho sbagliato. E lontana da te non sono stata felice, ma dovevo capirlo da sola. E tu vuoi ricominciare o no? Non so se sarò in grado. Se quest'isola con l'ausilio delle tecnologie moderne diventerà ricca, il merito è solo tuo. E mi rendo conto di tutte le difficoltà che hai dovuto superare. Soprattutto se si pensa che tuo padre ci ha messo tutta una vita a tenere la gente lontana da questa isola per farci crescere soltanto della canna da zucchero. Ma io, Bob, credo di essere in grado di comprendere quanti complessi può dare un padre famoso, perché l'ho avuto anch'io. Sono vissuto anch'io nell'ombra di mio padre.
Però quando morì mi sono sentito pieno di tanta forza. Guardami bene che te lo insegno io a diventare un uomo d'affari. Io non faccio che questo. Ma che delusione. Scomparve prima che io potessi farlo assistere al mio trionfo. Ma a che serve il successo? No, per me non è così. A me invece il successo piace. Mi serve. Ma è tanto che non gioco. Sia più morbido sulle gambe. Dai, dai. Aiuti con la spalla e avanti il braccio. Ok, ritorni a centro. Attento, giri la racchetta. Avanti, più morbido. Sei diventata bravissima. Ti avvicini alla rete. Bene così, signor Ben. Ancora una volta. Non ne prendo più una. Grazie. Ah, no, sono un disastro. Ma cosa stiamo arrivando? Non lo so, non lo so. Qualcosa che non va, signor Fendley? Divento nervoso quando c'è uno che controlla il mio gioco. Signor Derrick. Poliziotto. Parla con me. Lei è un poliziotto. Thomas Conti, agente investigativo New York Department. Lei mi sta seguendo da 3 settimane. Sta perdendo tempo, agente. Signor Fendley, il mio stipendio è pagato con le tasse che versano i cittadini di New York. E poiché andrò in pensione soltanto fra 5 anni, mi restano 5 anni per occuparmi esclusivamente del suo caso. E farò sì che lei non si diverta mai. Ci faccia un pensierino e restituisca i soldi che ha rubato, eh? Mi dà un bicchiere d'acqua, per favore. Sì, signore. No. Grazie. Posso non prenderlo almeno oggi? No, no, cara, ecco qua. La rosa, la bianca, la bianca e la famosa gialla. Grazie. Coraggio, eccola qua. Non capirò mai come ciascuno di loro sa dove andare. E chi lo sa? Brava, mio caro, brava. Ah, com'è bello qui, amore mio, grazie. Non so perché, ma mi sembra di essere a Portofino. Ti ricordi come siamo stati felici? Lo giuravamo così giovani. Siamo ancora giovani. Ma certo, e lo saremo ancora per tanto tempo. All'amour. All'amour. Scusami se sono tanto in ritardo, principessa. Non hai bisogno di scusarti, io ti aspetto sempre. Non sarai più costretta ad aspettarmi, non ti lascerò più sola. Oggi si è aperto il primo pozzo. Oh, Bob, amore mio. Sai che vuol dire? Che sarò libero. Quasi libero.
Non avrò più bisogno dell'aiuto di Nicky, capisci? E anche tu sarai libera. Non dovrai nasconderti più. No, no. È tua dalla nascita. Devi tenerla. Il grande sacerdote l'ha consacrata e te l'ha messa al collo quando eri bambino. Se la porti, gli dei ti proteggeranno per sempre. Quegli stessi dei ora devono proteggere te, amore mio. C'è nessuno? Oh, Hank, come va? Buongiorno, Bob. Professor John Webster, Hank Henderson. Signor Henderson. Questo è Becker. Salve. Salve. Bell'affare che ha creato quando ha pubblicato quella sua teoria sul bollettino di geologia. Grazie, signor Henderson. Guarda qui, Hank. Il livello del magma era anche più alto l'anno scorso. Vero, John? Beh, sì e no. Sì o no? Quel grafico non è completo. L'anno non è ancora finito. Sei pronto? Certo. Allora verifichiamo dopo gli strumenti. Sì. Oh, Howard, metti della birra in fresco. Laggiù farà molto caldo. Sta tranquillo, Timmy. Pronto, professore? Noi siamo pronti. Discesa. Meglio chiamare il controllo per chiedergli di rinfrescare un po'. Howard, per favore. Verifica il sistema di aereazione, non riesco a controllarlo da qui. Subito, professor Webster. Stiamo raggiungendo la profondità massima. Professor Webster, ho verificato il sistema di reazione, ma non riesco a riattivare il funzionamento. Vuoi risalire? Te lo dirò io qua. Per me è molto più attivo di quanto lo sia usualmente. Penso che sia meglio risalire, signor Spengler. È successo? Siamo troppo in basso. Howard, che sta succedendo? Mi senti, Howard? Howard, mi senti? Il contatto telefonico è interrotto. Cretino! Tirali su! Non ci riesco! Dov'è il sistema di emergenza? Lì dentro. Si apre a destra. Il
d'acciaio! Funziona! Forza! Che è successo? Non lo so. All'ospedale, subito. Tu come stai? Bene, bene. Capisco che quei diagrammi ti sembrano evidenziare dei volumi di pressione molto alti, ma sono i massimali. Difatti, se verifichi tutti gli altri, quei valori scendono a livelli più che normali. Bisogna fare una media di tutti quei valori. Ecco perché abbiamo tanti computers. E perciò è evidente che la media attuale è più bassa del limite di tolleranza. Sono solo teorie. Questo posto può saltare in aria da un momento all'altro. Ma non credi di essere piuttosto presuntuoso a non voler ammettere il valore di dati scientifici? Tu fai quello che devi fare, io farò quello che devo fare io. Che cosa vuoi dire? Interromperò le trivellazioni fino a quando la pressione non sarà scesa o quando il vulcano comincerà a sputare fuoco. Provaci soltanto e io ti assicuro che ti riduco sul lastrico. Ah, per me non sarà la prima volta. Stupido, noi abbiamo un contratto! Buttalo nel cratere. Quanto è bello questo fango nero, eh? E ti porta un sacco di bigliettoni in tasca! Scendi giù che arriva il cane! In questo posto mi gusta tanto, figuriamoci gli altri! Sì! Ehi, Tini! Beccati questa! E quest'altra! Mani di ricotta! Fatti curare il braccio! Lo sbruffone! Mi ci vuole un po' d'allenamento! E ora, ragazzi, una brutta notizia.
Le tute in valigia e tutti pronti a sgomberare fra mezz'ora. Che sarebbe di scherzo, non abbiamo mai trovato tanto petrolio. Incredibile. Quel vulcano è pronto a sputazzare da un momento all'altro. Petrolio o no, sarebbe una follia rimanere qui. Torneremo quando sarà tutto normale. Sono 100 anni che quel vulcano se ne sta quieto. Non capisco che pericolo ci possa essere a restare qui. Ma come andarsene proprio adesso? Amico, ce lo possiamo fare. Balle, balle, balle! Adesso che cosa vi prende? Se il capo dice di andarsene, si parte. Forza, che cosa aspettate? Sgomberate! Posso fare una domanda? Chiedi, chiedi. Ma il signor Spengler che ne dice? Che sono un rimbambito. Forse il signor Spengler lo conosce bene, il suo vulcano. Non vorrei mancare di rispetto, ma... ma dico, se lui la pensa così, io dico che... Sono sceso nel cratere, io. Tutto quello che so io e lo sanno tutti è che porta sfortuna abbandonare un giacimento. Non è così? Ma certo, porta malissimo. È vero. E quando lo troviamo, un giacimento come questo, incredibile. Questo giacimento per noi è molto importante. Abbiamo la percentuale sui profitti. Grazie a te. E poi, Hank, non ci puoi privare del diritto di assumerci le nostre responsabilità. Ehi, Hank, forse tu puoi pure dire, ma petrolio o no, torneremo dopo. Perché tu ti puoi permettere di non lavorare. Ma io ho 2 figli da mandare all'università e non posso permettermi di non lavorare. Io vi manderei via lo stesso a forza di calci nel sedere. Ma se ci tenete tanto ai dollari... ok. Non mi hai telefonato. E allora eccomi qua. La tua porta la lasci sempre aperta. È una buona idea. Così le ladre possono venirti a rubare il cuore. Non è cambiato nulla. Ma io sì. Ma se lo dici tu. Senti, perché non ti rapi a zero? Ti fai crescere un po' di muscoli e un paio di baffi. Così posso metterti le mani addosso per sbatterti fuori di qui. Sei sicuro di quello che dici? Perché non mi hai telefonato? Perché mi ero appena abituato a fare a meno di te. Io volevo invitarti a un picnic oggi, con del buon vino francese. Non puoi dirmi di no. È bianco? Allora va bene. Vincerà. Forza, Kelly! Sento che oggi ho fortuna. Ce l'hai, malloppo? Sì, ce l'ho. No, ma come sei romantica. Se molli il tuo Sam, ti sposo io. Oh, sarebbe come cadere dalla padella nell'abbraccio. Dini, Kelly, venite un po' qua. No, tesoro io. Pensiamo agli affari prima. Ecco il futuro campione. Via.
Comprate un po' il banco. Questo gallo vincerà. Calmati, piccolo mio. Mamma, piccioncina via. Dove sta quel piccolo moccioso di tuo marito, cinese, ladro e tappo? Mi starà cornificando. Chiamalo col fischietto. Su, dai, fischia. Sam! Ehi, perché vuoi perdere i tuoi soldi con Sam? In 20 anni di matrimonio non ha mai perso una scommessa. C'è sempre una prima volta. Ah, te li posso far perdere io i soldi, ma almeno ti diverti, vero Dolores? Che bel galletto. Non c'è niente da fare, gallinella, quello è un gallo da battaglia. Ma stategli tutti addosso che gli togliete l'aria. Gallinella! Mamma! Mamma, rifischia quel tappo cinese di Sam. Dov'è il gallo? Dov'è il gallo? Mamma, mogliettina mia, due colpi di fischietto annunciano sempre l'arrivo di un bel gallo. Tini, dove l'hai trovato? Guarda che quello perderà le penne e tu i soldi. Non fare il fanatico, Sam. Fissa tu quando. E il mio gallo combatterà contro tutto quello che gli metterai davanti. Ma per soldi? La posta è $10,000. Oh, fate le cose in grande, eh? $10,000. Sembri un bel cattivone. Che belli speroncini. Tini, senti una cosa. Tu dai a me le penne della coda dopo che il mio pulcino ha fatto fuori il tuo gallo. Più $10,000. Affare fatto. La tua tuta sembra nuova di zecca. Ti deve essere costata non meno di $70. Com'è che c'hai tanti soldi da spendere e spandere, eh? Panini imbottiti per anni, 20 anni. Risparmiare è duro. Mai un giorno di vacanza per 13 anni. I miei soldi me li sono sudati. Sai che ti dico, Ferri? Ti seguirò dappertutto, ovunque andrai. Ricordatelo per sempre. Sono stato da Webster. Sta meglio, è tornato al lavoro. Lo so. Gli ho fatto delle domande sull'incidente. Mi ha detto che non c'è da preoccuparsi. Il problema riguardava soltanto i cavi. Sì, è vero. Non ne sono convinto. Beh, smettila, Shelby. Ti ci metti anche tu. C'è già Hank che mi rompe tanto le scatole. Bob, io ho dei soci dappertutto. Ma non posso essere in 80 posti differenti allo stesso momento. Quindi mi devo fidare di ciò che mi dicono i miei soci. Ma fino a un certo punto. E se ho il sospetto che mi mentono, verifico tutto. Fallo. Telefoniamo a Webster, così verifichiamo tutto. John, che notizia? Non ci sono più dubbi. Potrebbe accadere. Bisogna sgombrare. Ne sei sicuro? Ah, un momento. Dillo anche al signor Gilmore, sarà meglio. Ecco, parlagli. Come ho detto prima, mi fido dei miei soci. Ma fino a un certo punto.
So i nomi di tutte le ragazze che hai avuto fin da quando avevi 18 anni. Dimmeli. In ordine alfabetico. Veramente avevo 13 anni. Fu con un'eccentrica signora che abitava vicino alla mia scuola. Shelby ha fatto investigare su tutta la tua vita. Che? Lui? Su di me? Voleva dimostrarmi con debite prove quanto violenta e dissoluta fosse la tua vita. Lui dice che non cerchi solo petrolio. Devo ammettere che il tuo passato non depone a tuo favore. Anche se è vero che non mi ha mai parlato dei tuoi lati buoni e dei tuoi successi sul lavoro. Ma vedi, è chiaro che... Cioè, ammetto che non esitavo di fronte a niente pur di far soldi quando ero giovane. A niente. A niente. Non esitavi a chi? A riparare i calzettoni a quelli della squadra di football. Questo tappo non viene fuori. Spingilo dentro. Ottimo consiglio. Spero che il tappo di questo vino sia di annata buona. E che altro hai fatto da giovane? Oh, davo delle lezioni private. Ogni sera, vero? Non si può dire che sei romantica, mia cara. Pensi solo a quello. Lezioni private di cosa? Alle mogli dei professori ogni giorno merletto, ricamo, uncinetto. Ah, tu ci ridi. No. Metodo fiorentino, bizantino, ungherese e trapunto. Non ci credo. Per non parlare di piccolo punto e punto grosso. Ma questo lo facevo prima che mi dedicassi all'arte del bucato. Trovai una tinozza del 1928. Bionda. Dai. Fantastica. Per ubriacarmi non mi serve il vino, sei tu che mi ubriachi. E a me piace come sai ridere tu. E anche come sai ascoltare. Perché non vieni qui? Andiamo via, presto. Lascia tutto. Sbrigati. Livella 1, rispondete. Siamo in ascolto, eh? Tutta l'isola in pericolo. Chiama Tini e digli di radunare gli uomini. Andate tutti sulla collina più alta, capito? D'accordo, anche.
essere una grande eruzione. Se continua così, la lava invaderà tutto. Maniche lì, è in pericolo. Scenderemo a prenderla. Avremo dei vuoti d'aria sulla lava. Dirigerò forte. Webster è morto e tutti i tecnici dell'osservatorio. Gli è scoppiato sotto i piedi. Anche Kala è morto. È un immane disastro. La lava deve aver invaso la valle dell'ippodromo. Sono sceso a prendere Nicky e i bambini. E Nicky sta bene? Perché non vai a chiederlo a lei? È quello che stavo per fare. Il cratere si è aperto da questa parte dell'isola. La lava ha iniziato a scendere verso questa valle. Avanza piano ma è diretta qui. Mi pare che esageri. Dovresti fare più attenzione a quello che dici. Provochi il panico. La lava non riuscirà mai a superare le colline, lo garantisco io. Ma che vuoi garantire? Può ripetersi ciò che successe in Martinica nel 902. Nicky sta bene. Tutti dicevano che non c'era pericolo, finché il vulcano scoppiò. 30.000 vittime in meno di 5 minuti e non una sola per la lava.
L'esplosione privò l'aria di tutto il suo ossigeno. È successo nel 1902 e le probabilità sono una su un milione. Ne ho abbastanza delle tue deduzioni. È tutto falso e noi andremo via subito. Ti sbagli. Nessuno ha bisogno di andare via di qui. Lascia fare a me. E adesso si precipita a inviare degli isterici SOS. Kay, perché non ci vai tu a farlo ragionare un po'? Cosa, lui? Tu devi ragionare. Noi di vittime ne abbiamo già viste. La lava si dirige proprio verso l'albergo. È meglio che cominci ad organizzarti per far partire tutti da quest'isola e al più presto. Assolutamente insensato. Ma che insensato? Brian ha sentito alla radio che alle Figi sanno già tutto. Due navi si stanno dirigendo verso di noi e raggiungeranno la parte est dell'isola domani a mezzogiorno. Domani non ci sarà più scampo. E adesso che si fa? Lei che ne pensa? Sono così agitata, amore mio, che si fa? Amore mio, sei sopravvissuta alla crisi del teatro, del varietà e del circo per ben due volte. Non ti puoi agitare per un piccolo vulcano che ha mal di pancia. Sì. Seguitemi, se non ce ne andiamo subito moriremo tutti. Fermatevi, che succede? Ma dove vanno? Aspettate, cosa fate? Pazzi! Tornate indietro! Che sta succedendo? Fermi! Fermo! Dove vuole andare? L'elicottero lo prendiamo noi. Ma per andare dove? No! Voleva salvare il gallo e naturalmente non è voluto scappare. E Kelly l'ha seguito. E allora nessuno è scappato sulla collina. Ma io, Moma e le ragazze siamo fuggiti. Ma poi ci siamo fermati e Moma si è voltata e ha visto tutto. Non sono riusciti a scappare. Un'onda terribile li ha raggiunti prima che la vedessero. Non esistono più, Hank. Tutti. Sono morti tutti. Oh, my God.
può fare. Sì. Mi lasci vedere la sua faccia. Ci tocca le mani dal viso. Oddio. Devo vedere che succede al di là delle colline. Fermeranno la lava. Ah, non lo so. Ci sono delle barche giù alla grotta, ci potremmo allontanare sul mare. Il maremoto le schianterebbe. Su, fatti coraggio e vai a aiutare chi ne ha bisogno. L'iniezione che le ho fatto contro il dolore comincerà ad avere il suo effetto tra poco. Calma, ti andrà tutto bene, Tom. La pomata che le ho messo intorno agli occhi farà guarire le bruciature. Guarirai presto, Tom, vero, dottore? Le bruciature intorno agli occhi, per fortuna, sono superficiali. Hai sentito, Tom? Sono solo superficiali. Si sdrai e cerchi di riposare. Ecco, piano. Piano. Ecco, così. Tornerò a vederle più tardi, ok? Stia tranquilla. Dottore. Lasci che la guardi. Vediamo se ha delle bruciature. No. La prego, mi permetta di aiutarla. Potete stare tranquilli. Qui in albergo sarete tutti al sicuro. State a sentire me, invece. Non c'è tempo da perdere. La lava si dirige sempre in questa direzione. Si accumula contro le colline e prima o poi riuscirà a passare. Non possiamo aspettare le navi fino a domani. Dobbiamo andarcene subito. E dove? Dillo, dove? Brian, ci deve essere un posto sicuro sull'altro lato del cratere. Sì, il bosco sull'altipiano. E ci si può arrivare? Credo di sì. Ha ragione, l'altipiano. Shelby, noi l'abbiamo sorvolata all'altra parte dell'isola. L'altipiano può essere un posto sicuro, vero? Sì, sono d'accordo con Brian. E adesso muoviamoci, che sarà meglio. Ma è pura follia. Rischieremo di rimanere tutti carbonizzati durante il tragitto. Non è vero, Bob. La conosci anche tu, la strada. Ci andavamo a giocare da bambini. Se raggiungiamo il crepaccio, arriviamo sull'altopiano. Ed è quello che intendo fare. Statemi a sentire tutti. La lava si dirige da questa parte. Noi intendiamo raggiungere un posto sicuro sull'altro lato del cratere. Chi vuol venire con noi si trovi qui pronto tra 5 minuti. Un momento. E ora ascoltatemi. Ascoltatemi! Soltanto qui abbiamo tutto ciò che ci serve. Questa è la mia isola. E la conosco meglio di chiunque altro. Questo hotel è stato costruito come una fortezza, ve lo garantisco io. E voi dovete restare qui. È l'unica via di scampo. Non vi lasciate impressionare da uomini che hanno paure isteriche. Voi volete seguire quest'uomo? E allora perché sono morti tutti i suoi tecnici? Perché? Ve lo dico io perché. Perché non sono venuti qui dove erano al sicuro. E sei stato tu a non volerlo. Invece che dare retta a me, e ora sono tutti morti. Per colpa tua. Nicky, non c'è un minuto da perdere. La lava si sta dirigendo verso l'albergo. Vestiti e cerca di far presto, perché dobbiamo andare via subito da qui. Sì, ma Bob di tutto questo che ne dice? Si rifiuta di partire. Non vuole neanche rendersi conto della realtà del pericolo. Se lui dice così, allora ha ragione. Non mi interessa quello che dice. Io ho una responsabilità verso di te e quindi ti porto via con me. Shelby, io devo restare al suo fianco, a torto o a ragione? Ah, di questo ne parleremo dopo. Allora che fai? Ti decidi a vestirti o ti devo portare via con la forza? È mio marito e non voglio lasciarlo. Ma non capisci? Lui ti ha sposato soltanto per arrivare a me. No, lui mi ama. E parleremo anche di questo dopo. Shelby! Non voglio venire via con te, non voglio. Ma come devo fare per fartelo capire? Addio, Nicky. Io non me la sento di restare qui. Sam, vai a caricare. Sono pronto, signor Alex. Ok. No, ha ragione lui, andiamo. Calmatevi, invece di discutere tanto. C'è posto per tutti su quelle macchine, perciò salite, presto. Lei è pazzo. Chi è lei per darci degli ordini? Ma se non è stato neanche capace di salvare i suoi tecnici, come spera di salvare noi? Si chiede un esperto. Non sono un esperto. Penso soltanto che
Se venite con me, avete più probabilità domani di ritrovarvi sani e salvi. Tempo perso. Non le credono. Andiamo. Permesso, permesso, fatemi passare. Henderson, noi veniamo con lei. Bene, salite. Io sì. Pensare che poteva essere una vacanza. Io vado con Brian. Salga qui. Partiamo. Stai comodo. Vai avanti tu, Brian. Voi siete tutti pazzi, incoscienti. C'è nessun altro? No! Tutto bene. Ti senti bene? Certo. C'è un'altra strada? C'è un sentiero tra le piantagioni, ma non credo che sia buono. Aspettate qua. Su, venite! La strada è crollata, ma c'è rimasto un piccolo passaggio. Riuscirete a passare tutti se non vi fate prendere dal panico. Thank you.
Attento. Attenti. Così. Piano. Piano. Coraggio, Tom. Ecco, ci siamo. Che è successo? Niente. Ho messo male il piede. Va bene. Sì, vai avanti. Che l'eruzione si faccia sempre più forte. Non mi sento sicura, non mi sento sicura. Non dovremo più nasconderci. Shelby aveva ragione.
Ti sono servita solo per arrivare a lui. Dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. Menti. Menti per l'ultima volta. Sarà la tua menzogna più grande. Menti! Dovevi andare con loro. Qui sei sempre stata un'estranea. Posati un po' vicino. Sono troppo stanca per continuare. Che orrore. Sì, non posso. Sì. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Se non ci segui, resterai sola. Sbaglio. Se torniamo indietro? No. O se attraversa o restiamo qui. Proverò a passare io. Riusciremo a passare, vedrai. Non possiamo attraversare tutti insieme, dovremo passare a piccoli gruppi. Prima vada avanti lei, Fendry, con lui. D'accordo. E si tenga vicino alla ringhiera che è sopra la travatura. Attraversiamo. Brian, aiutami. Vieni. Ok.
Tom, attento. Adesso devi fare un passo più lungo, eh? E un altro ancora. Attento. Stringimi il braccio. Ecco. Con i bambini. I bambini? Dove sono i bambini? Dove sono i bambini? Cercali, Sam. Sam. Dove sono i bambini? Sam, torna indietro. Bambini. E cerca di trovarli. Oh, ma tu attraversa con le ragazze. No, no, non posso. Sta calma, Sam li troverà. Devo aspettare i bambini. No, devo aspettare. Sì, ragionevole. Non devo parlare. René. Il suo cuore era molto stanco e si è fermato. Comprendo il suo dolore, mi creda. Ma ora deve venire con noi. Quel ponte può saltare da un momento all'altro. Non ho nessuna ragione per continuare. Resterò con lei. Hank! Sono arrivato fino alla cascata, ma non sono riuscito a trovare i bambini. Mamma! Mamma! Rose mi aveva detto che avrei dovuto aiutare i bambini. Li ho visti correre da quella parte. Li ritroverò e glieli riporterò. Va bene. Via! Ragazze, ora tocca a voi. Coraggio. Vado, vado, vado. Se vieni con me. Coraggio. Muovi. Forza, muoviti. No. Dai, arriviamo. Sam, ho paura. Non hai altra scelta, devi farcela. Sì, coraggio. No. Marcia. Su. No. Passo dopo l'altro. Gliela farei. Appoggiati a me. Su, vieni. No. Calma. Scapperete più? No, ora no. Lì
tenga lei, devo procurarmi una cosa. Piccoli miei, state a vedere. Sarà come un gioco, vi porterò io sulle mie spalle, ma voi dovrete stare molto, molto fermi, capito? Sì. E poi dovrete tenere gli occhi chiusi, stretti, stretti. E non cercate di guardare di sotto, mi raccomando. Tieni gli occhi chiusi, capito? Sì. Lo metto sulle mie spalle. Prima il bambino, poi tornerò a prendere la sorella. Stringimi forte, forte. Hai chiuso gli occhi? Sì. Bene. Ora si va. Tieni forte. Che ne dici? Ci proviamo anche noi? Sì. Allora, stringiti forte. Per paura, e tieni gli occhi chiusi. Va bene. Brava. Thank you.
Vado io. Brian! Brian! Dammi la mano. Brava così. Stringi forte. Prendila tu. Muoviamoci. Rose sarebbe stata fiera di lei, René. Siamo arrivati. Grazie al cielo. La galleria. Se riusciamo ad attraversarla siamo salvi. Attento ora. Piegati. Abbassa la testa. Ecco. Thank you.
Muoviamoci. Hank. Che c'è? Ti raggiungo subito. Proseguiamo. No, è meglio restare qui. Fuori è troppo pericoloso. Comunque, grazie. Sarei morto da un pezzo se non fosse stato per te. Lascia perdere. L'ho fatto anche per me. Se vuoi, puoi ringraziarmi quando torniamo a New York. Ti spiccheranno un mandato di cattura appena sbarchi. Lo so, ma è un rischio che devo affrontare. Quando potrai vederci di nuovo? Vieni pure a cercarmi. Ti chiedo solo 20 minuti di vantaggio. Questo si può fare. Si può fare. Come farai, Mom? Voglio dire, senza Sam. C'è una cosa che ho sempre voluto. Dei bambini, e ora ne ho due. Dove siamo? Dall'altra parte dell'isola. Kay. Ti auguro tutto il bene, sinceramente. Grazie. Coraggio, cara.